ma poi queste cose qua, in realtà, cioè adesso qui ci sono anche delle ragazze più giovani, ma penso che non è che sia. È cambiato qualcosa, non è Beh, un pochino è cambiato. cambiato, Vabbè, però. un pochino è cambiato, però in Cioè, funzione del livello culturale, ancora, penso. quando in una coppia che vive insieme entra un ospite e la casa è disordinata, chi si vergogna, la moglie o il marito? Chi si vergogna? Ma io mi vergogno, la disordinata è la mia parte. Però per esempio in Sicilia c'è l'usanza, cioè io vivendo qui da sola a Roma, lavo i piatti da sola, eccetera, eccetera. In Sicilia quando io cercavo che so di aiutare qualcuno, che volevo lavare i piatti, no, solo le donne fanno queste cose. Cioè, difendono il loro campo Ti di si sente azione, cagare, perché. eh? Un attimo. Anche a Frosinone. Guardate che nelle sedi del vecchio PC le pulizie facevano le donne. Dove? Guarda, il PC. Certo. Guarda Vabbè, ma quel nefasto spirito del 68 cominciò quando nelle assemblee, nelle riunioni, a casa qualcuno ci diceva fai il caffè e le donne del ci ciclo rispondevamo, stile. ma qualcuno Abbiamo cominciato così, rifiutandoci di fare il caffè. Ma sei acida però, eh? C'è uno deve sempre puntualizzare cosa carina che finalmente una donna poteva farlo in gentilezza, ma uno non la fa, poi lo scopia non sai che si dice alla donna una donna che è così se non lo prendi abbastanza fai e fai a Roma perché sei acida. Vabbè adesso però vabbè, insomma, quello che noi, cioè, ci sono delle cose che poi ci addolorano. Io l'altro giorno mi sono trovata in ospedale con una donna che avevo seguito in gravidanza in consultorio, una volontaria di centri antiviolenza, quindi una donna, insomma, che uno si aspetta con La incontro in ospedale a termine di gravidanza e gli dico: come stai, carissima? E lei mi fa: terzo figlio, aspetto una bella notizia. Di quando partorisco e chi ti darà questa bella notizia? Lui! E c'era questo torso di broccolo del mio collega. Che l'aveva seguita in gravidanza. Sposata lei a un monoteista del cacchio, peraltro, perché questo è un lavoro che è stato fatto in famiglia, di togliere completamente a questa donna e quindi di far sì che questa terza gravidanza, invece di seguirsela in consultorio con noi, come ha sempre fatto, andasse sotto botta di uno dei nostri colleghi, il quale sotto termine di gravidanza comincia a scollarle perché gli dice: ti faccio partorire. Quindi alle donne non viene consentito di aspettare il loro momento, non partoriscono quando si sentono, ma quando lui gli ha provocato le È legale. contrazioni. È legale, questo è un È interessantissimo normale, diverso, discorso, è normale. normale, La donna che sceglie di avere questo potere è arrogante, è diverso. Madonna, non mi presuntuosa. Ah, sì, la donna. Presuntuosa, è arrogante, sì. Quello decide lei e poi viene ricattata col fatto Ma che sei se gli scema, succede qualcosa, le donne si dicono fra di loro se viene il ginecologo tuo al parto è meglio perché ti conosce. Noi rispondiamo, prega a Dio che non venga. ma la scienza medica protegge il concetto di naturale, di No, non naturalezza, c'entra diciamo. niente. E questo, per questo noi abbiamo Anche intitolato filosoficamente, no? l'incontro fra teologia e scienza. Una tira da una parte, l'altra tira dall'altra, e a queste latitudini la scienza Scusi, ma mentre è chiaro però come la religione condizioni queste fenomenologie, la scienza che intende lei non è in effetti la scienza, è l'applicazione di informazioni al servizio di ideologie, di certo. No, ci vede personalità. mercato, Sì, sì. esatto, perfetto. È una come il forma di vaccino. dogmatismo. Sì, è come il vaccino per l'influenza. Però nel modo in Posso cui è danno posto faccio? sembra quasi che la scienza insomma, sia al servizio di queste.
No, però perché la parola scienza attribuita alla medicina che tratta le donne è una parola forte. Diciamo che... Perché è forte? Perché non è scelto. Appunto, qui stiamo facendo discussione. Diciamo che io metto in atto quello che secondo me cerco di agevolare un processo fisiologico. E la scienza. Certo che lo so, ma io vengo considerata come una... E quello non è scienza, c'è per niente. Certo che non è scienza. Assolutamente come una persona non scientifica, ma in qualche maniera che... affronta la cosa più da un punto di vista emotivo che scientifico. Invece io mi sento una persona profondamente scientifica. Ho capito, cioè, ma perché questa confusione al piano emotivo e il piano delle conoscenze? Perché lei applica delle conoscenze. È certo che applichiamo delle conoscenze. Perché per diminuire, diciamo così, questa pratica viene sollecitata la riflessione sull'emotività. Perché in realtà a queste latitudini il senso dell'autorità è molto più violento, perché sono latitudini più primitive. Un esempio banale: in Europa esiste una legge che dice che le ostetriche seguono la gravidanza e prescrivono gli esami necessari. Che significa che hanno accesso ai ricettari per la prescrizione. Parliamo di Inghilterra, Francia, Olanda, Germania. Le donne in gravidanza non vedono mai il medico se non hanno problemi. Mai. Noi abbiamo recepito questa norma quando l'Europa ci ha costretti, perché a un certo punto in Europa sapete che ci sono delle direttive che vanno recepite e basta. Quindi a un certo punto, nel novembre 2007, ci siamo dovuti strangozzare questa, insieme ad altre norme sulle professioni, e abbiamo dovuto ingoiarla. Il nostro Parlamento, a un certo punto, qualcuno ha inserito la frase «la gravidanza a basso rischio, ove certificata da un medico». Il 5% sono medici in Parlamento, Ma però come emozione penso che la grande maggioranza delle donne, se sceglie di non farsi seguire da un medico la gravidanza, si sente come se sta in qualche maniera violando quasi la legge divina. Io faccio questa cosa enorme, quasi speriamo che nessuno, che non venga un fulmine al cielo a punirmi, perché mi prendo questa... Allora bisogna lavorare molto sulla fragilità femminile, rapporto all'affrontare situazioni di questo tipo, perché in effetti... Una volta una fragilità indotta, però secondo me anche fatto prima quello sul medico del partorire, la difficoltà del partorire con un medico che non ti conosce. In realtà secondo me è ambivalente rivela la doppia cosa, il non ti conosce è... Purtroppo non tanto e non solo dal punto di vista clinico, scientifico, diagnostico, che potrebbe forse al limite anche avere un po' più di senso, e in realtà no, lo sappiamo, però potrebbe essere, è un po' invece il conoscere, addirittura identificato quasi col vedere nuda, vedere il parto, vedere. Quindi l'idea che un medico estraneo, io questo l'ho sentito dire a tantissime persone, a cominciare da mia madre, insomma io non ho mai partorito, ma l'idea del medico estraneo che non ti ha mai visto proprio nel senso più immediato, come se fosse lo spazzino, insomma capisco che è un po' diverso però tra un medico e il primo che passa per la sala. Questo è un altro tema di riflessione importante per noi di queste latitudini, nel senso che quello che è in qualche modo il lato della relazione personale che ci consente in qualche modo di sopravvivere, no? Gli italiani sono razzisti in generale, ma nel particolare non lo sono, no? Noi abbiamo torme di razzisti, poi vengono e ci fanno: questa è la mia amica rumena, perché siccome è la sua amica non è più straniera, poi dopo è meno rumena, esatto, perché la relazione personale sopravanza. Però comincia qua e finisce direttamente al padrino. Cioè noi non riconosciamo ai servizi collettivi
Io vedo che le mamme delle, che diventeranno nonne, le mamme delle ragazze, delle donne incinta, il massimo dell'orgasmo ce l'hanno se la gravidanza della figlia la segue il primario, che è un maschio anziano. Scusatemi, anche la donna. Purtroppo c'è la cassetta che urge.